Si è tenuto a Roma il forum imprenditoriale El Salvador Italia, un'iniziativa promossa dal governo della Repubblica di El Salvador attraverso il Ministero degli Affari Esteri, l'Ambasciata di El Salvador in Italia e l'Istituto Italo-Latino Americano di Roma. L'evento, realizzato in collaborazione con Easy Diplomacy, è stata una preziosa opportunità per conoscere da vicino questo affascinante paese che gode di numerose ricchezze e altrettanti privilegi nell'ambito del lavoro e delle attività produttive che hanno contribuito allo sviluppo sociale, economico e culturale. Nel corso dell'incontro si sono illustrate le principali caratteristiche del paese, analizzandone i principali settori, dall'industria tecnologica alle avanguardie nel settore medico, dal manufatturato tessile alle moderne infrastrutture, senza tralasciare argomenti legati all'energia rinnovabile, al turismo e al settore alimentare. Per El Salvador erano presenti Jaime Alfredo Miranda Flamenco, Vice Ministro degli Affari Esteri per la Cooperazione allo Sviluppo di El Salvador, Sigfrido Reyes, Presidente dell'Agenzia di Promozione e Investimenti di El Salvador, Sandra Elizabeth Alas Guidos, Ambasciatore di El Salvador in Italia. Per l'Italia, Pier Ferdinando Casini, Presidente della Commissione Esteri del Senato, Massimo Bellelli, Ministro della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo. Il governo di El Salvador sta lavorando molto intensamente per il rafforzamento degli investimenti stranieri nel paese. In questa fase si aprono molte opportunità interessanti per le piccole e medie imprese italiane. Lo ha dichiarato il Vice Ministro degli Esteri di El Salvador, Jaime Alfredo Miranda Flamenco, presso l'Istituto Italo-Latinoamericano di Roma, nell'ambito del forum imprenditoriale dedicato alle aziende italiane, che il governo di San Salvador ha organizzato ai fini di rilanciare le proposte agevolate di investimenti nel paese. L'obiettivo di questo viaggio è trattare al massimo di promuovere. L'obiettivo di questo viaggio è di promuovere le relazioni economiche tra Italia e El Salvador. Noi abbiamo già un accordo specifico tra l'Unione Europea e i paesi dell'America Centrale e la mia presenza qui oggi è quella di incentivare l'esportazione e il turismo e questo implica un gran lavoro di promozione e io sono direttamente incaricato di questo. E también el turismo. Y entonces esta prioridad implica. Questo è un lavoro che implica molta coordinazione con tutto il settore produttivo del paese. Per questo siamo venuti qui a Roma, assicurandomi che nel prossimo trimestre del 2017 un gruppo di imprenditori italiani verrà nel nostro paese accompagnati dal vice ministro Mario Giro, con l'interesse di stabilire una partnership commerciale con i nostri imprenditori, molto importante per noi e per la nostra popolazione. Il vice ministro ha ringraziato le autorità italiane per la possibilità di organizzare questo incontro così importante per la promozione delle opportunità di investimento in El Salvador. Le imprese italiane possono infatti contribuire allo sviluppo degli investimenti per la crescita dell'occupazione, così importante per il nostro paese. I settori prioritari della cooperazione tra Italia e El Salvador sono, secondo il Vice Ministro, l'agroalimentare, il tessile, il manufatturiero, l'industria chimica e farmaceutica e il settore dei servizi.